Benvenuti nella nuova casa di BNP Paribas. Questa giornata è frutto di una collaborazione tra BNP Paribas e i colleghi di Milano Finanza, una collaborazione che ha l'obiettivo di promuovere educazione agli investimenti, in particolar modo educazione agli investimenti di tipo a leva, diciamo, quindi di trading, abbinata a quelli che sono i prodotti regolamentati e quotati sul SEDEX di Borsa Italiana. Tra l'altro è una collaborazione che non si esaurisce quest'oggi perché prende forma anche sul web in maniera daily, in maniera diciamo giornaliera e sul cartaceo una volta alla settimana, ogni sabato. Infatti qui avete anche una copia della copia di quest'oggi e potete consultarla. Oltre a questo ovviamente ci saranno anche altri eventi formativi nel corso dei mesi, potenzialmente vorremmo farne più possibile, ma potremmo dire una volta al mese, ecco. E chiaramente il nostro obiettivo è anche di dare dei contenuti di valore che siano interessanti per voi. Infatti alla fine di questa giornata, o meglio lunedì prossimo, riceverete anche un form di registrazione, scusate, di feedback, di commenti, dove vi chiediamo gentilmente di farci sapere quanto vi è piaciuto e qualche suggerimento, se ne avete, per migliorarlo, per le prossime puntate, ovviamente. L'agenda della giornata la vedete qui, quindi aprirà Massimo Brambilla, il responsabile e capo economista di Milano Finanza, con una macro view dei mercati, e seguirà invece poi Gianluca De Fendi con il programma strategie operative per il trading di breve termine. Piccola pausa pranzo dalle 13, dalle 14 alle 15 ancora Gianluca De Fendi con noi per la parte diciamo più tecnica dei nostri prodotti e per qualsiasi dubbio di funzionamento e di utilizzo, e chiuderà invece la giornata Enrico Lanati di investire.biz per qualche strategia più operativa, strategie di trading attraverso l'utilizzo di prodotti quotati su SEDEX. Io non ho molt'altro da dire e vi auguro una buona giornata e passo la parola quindi a Massimo Brambilla. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Funziona? Sì. Sono Massimo Brambilla, sono capo economista di MF Milano Finanza e responsabile di Milano Finanza Intelligence Unit. Siamo qui per parlare di mercati in questa fase iniziale. Perché parliamo di mercati? Perché, no, innanzitutto vediamo quali sono i vostri interessi, chi è che opera tra i presenti, è qui per avere notizie, analisi a livello di investimenti, quindi con un... Grazie. Quindi con un'ottica... Ah, fantastico. Con un'ottica di insomma, almeno di qualche mese di investimento. Ah, però. Posso fare a meno di parlare ora io dopo? Chi invece opera in un'ottica di più di trading, quindi da qualche ora a pochi giorni. Perché se n'è finito. Ok. Ah, beh, non è uguale, diciamo, no? È uguale magari da parte vostra. Cambio un pochettino il punto di vista dell'approccio ai mercati. Nel senso che ognuno deve avere sempre ben presente in che cosa è inserita l'operazione che sta facendo. Quindi, se si vuole fare un trading, per esempio, su UniCredit, per dire un titolo a caso molto gettonato, ecco, bisogna avere ben presente il contesto operativo in cui si opera. Quindi l'unico modo per controllare il rischio, oltre a una diversificazione degli investimenti, è quella di monitorare attentamente il quadro intermarket, quindi l'andamento dei rendimenti sui mercati principali e su quello dove si è investiti, l'andamento perlomeno dell'euro-dollaro e l'andamento dell'oro, che è fondamentale, per avere un quadretto che ci permette di capire verso dove si stanno rivolgendo le tendenze, tutta questione di tendenze e di flussi monetari. Viceversa, un'attività di breve termine non può prescindere dai quadri codescritto, perché un Wall Street in ripiegamento, come lo è da 3 o 4 giorni, e
tempo altri due giorni romperebbe addirittura il canale rialzista che si è inserito dalle elezioni di Trump, non può non essere vista in un'ottica perlomeno riflessiva sui nostri mercati, se non negativa. E questo ci dovrebbe distogliere dall'effettuare operazioni long, quindi l'operazione a rialzo, che non abbiano una durata brevissima, insomma. Dall'altra parte, dicevo, l'attività di trading, l'unico modo per controllare il rischio è lo stop loss, che deve essere assolutamente adottato. L'attività di trading, poi, come vi dirà Gianluca, deve essere pianificata a tavolino, a mente fredda, quindi devono essere posti punti d'ingresso, obiettivi, stop loss e trailing stop in maniera molto categorica prima dell'operazione, perché poi si perde un attimino di lucidità con l'operazione in corso. La terra di nessuno che sta in mezzo è una terra molto pericolosa, perché quindi le attività che rimangono aperte per qualche settimana sono pericolose perché sono difficili da gestire, nel senso non si può utilizzare lo stop loss perché magari non lo si è messo, si lascia ancora un'attività in perdita perché si suppone che sia arrivato il momento, questione di giorni e si gira e poi non si gira e si rimane in quel modo. E il suggerimento quindi, dico bene Gianluca, è di evitare la terra di nessuno, nel senso o vi dedicate all'attività di investimento o la parte di portafoglio dedicata all'attività di investimento o vi dedicate all'attività di trading da maneggiare tramite stop loss, come abbiamo detto. In mezzo è da evitare fondamentalmente, di solito genera perdite nel 90% dei casi. Concludo dicendo che concludo su Wall Street dove avevamo iniziato. Wall Street è molto tirata, lo abbiamo visto tutti in termini di prezzo, è molto tirata anche a livello, grafico. Nell'analisi che ho fatto un'analisi di lungo periodo a partire dal 94, se non erro, e proiettando verso l'alto il doppio massimo storico che aveva fatto tra il 2000 e il 2007, si giunge esattamente al target di adesso. Questo tipo di analisi è valida anche per il DAX, in maniera un po' più sporca perché il minimo è stato più profondo. Questo cosa significa? Che Wall Street è arrivata, non necessariamente, nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere delle fasi prolungate di ipercomprato a livello tecnico, e non per questo il mercato si è poi girato. Tanti si sono fatti male perché dopo qualche settimana di pesante ipercomprato si sono messi in vendita, ma anche a livello non solo di breve termine, ma anche di medio termine, si sono messi in vendita perché dicevo un mercato così non può più salire. I mercati ci hanno insegnato, ma fin dagli anni 90, ci hanno insegnato che possono salire in maniera, non dico indefinita, però molto a lungo nel tempo, possono sopportare dosi anche molto elevate di ipercomprato per lunghi periodi di tempo, prima di iniziare la correzione. Questo potrebbe essere uno di questi casi. Perché? Perché è cambiato un po' il sentiment a livello internazionale. Trump è stata una novità, la Brexit è stata una novità, vediamo le elezioni olandesi che potrebbe essere una novità. In sostanza gli operatori, i money manager si sono rotti le palle, scusate il termine, delle politiche di rigore di bilancio e delle politiche fiscali così ingessate e quindi vedono di buon occhio qualsiasi ritorno a un'economia più, quindi a politiche fiscali più dinamiche. Il problema è che ovviamente i debiti sono quelli dei paesi, quindi anche gli Stati Uniti hanno superato, sono al 101% dello stock di debito sul prodotto interno lordo, noi siamo ben più alti e quindi diventa un po' difficile usare le politiche fiscali. Ciononostante Wall Street può continuare a reggere questi livelli, addirittura ad apprezzarsi. Perché? Perché il mercato obbligazionario, i T-bond decennali rendono 2,6%,
no? A questi prezzi. Sono molto distanti da una media storica del 4,5%, anche con tassi di inflazione, dove negli Stati Uniti è tornata più o meno al livello medio dal 90 a oggi, al 2,5% e al 2,3% quella core. Quindi i rendimenti obbligazionari sono molto distanti anche in termini reali da quello che è stata la loro media storica degli ultimi 25 anni. Questo significa che il mercato obbligazionario non è ancora appetibile, non può ancora fare concorrenza in termini di accaparramento delle risorse finanziarie al mercato azionario, che invece è lì, è solido, distribuisce i suoi dividendi ogni 3 mesi e sta aspettando che si alzi il velo sulla politica, rinnovamento della politica fiscale, parlo a livello di imposte che dovrà annunciare nel secondo trimestre Trump e della spesa pubblica in infrastrutture. Se il disegno sarà coerente con quello che si aspetta il mercato in termini di risparmi fiscali sia nel settore privato ma sia di quello delle imprese, allora Wall Street potrà ancora andare avanti. Non ci attendiamo una correzione sensibile di Wall Street prima di quel momento, cioè di valutare i piani fiscali di Trump. Questo che cosa produce? Produce una chance per i mercati europei. Quindi noi vediamo una Wall Street perlomeno stabile o in leggera correzione su questi valori e un mercato azionario europeo che, se rompesse i massimi di periodo, vale per il FTSE MIB, vale per il DAX, che ha ritestato venerdì per poi ripiegare nel pomeriggio, potrebbe avere un nuovo allungo. L'attenzione è sempre, per quanto riguarda il mercato italiano, sulle banche, che però non potranno muoversi più di tanto finché non viene definita tutta la questione dei non performing loan italiani e la questione Monte Paschi, che speriamo che torni alla quotazione al più presto. E comunque abbiamo una view piuttosto positiva per i mercati, per i prossimi 2 mesi, fino a ridosso delle elezioni francesi. Dopodiché la palla passa alle urne e vediamo che cosa ne esce. Ripeto, importante l'indicazione che arriveranno dall'Olanda mercoledì, la Fed è scontata. Se c'è qualche domanda, rispondo volentieri, prima di passare la parola a Gianluca. Nada, una. Il fatto che i tassi comunque a lungo termine, o medio lungo termine americani, non siano così, come dicevi prima, elevati, non può anche far pensare che in fondo il mercato non crede in una ripresa forte dell'economia USA? Quindi sia magari possono essere molto più fatti. La ripresa. Sì. Avete sentito tutti la domanda? No. La domanda era se i rendimenti americani non sono così bassi perché il mercato non crede in una ripresa forte e duratura dell'economia statunitense. No? Sintetizzato bene? Ok. Allora, il prodotto interno lordo è previsto in crescita. Diciamo, dipende dalle fonti, ma intorno al 2% per il 2017-2018 da parte degli Stati Uniti. È una previsione molto variabile perché dipende da tante cose, non ultimo dalle novità anche in tema di commercio internazionale, restrizioni o imposizioni che avverranno dalla nuova amministrazione. Diciamo che senz'altro è una crescita sottotono rispetto al potenziale storico di crescita dell'economia americana. Sottotono di qualche decimo di punto percentuale. Il punto è che qualsiasi nuovo stimolo all'economia, dato un livello di piena occupazione su cui ormai è prossimo il mercato americano, non può che scaricarsi sull'inflazione. Nel senso, salari e stipendi, una volta raggiunto un livello di piena occupazione, quando cresce, no, la domanda da parte delle aziende, non essendoci più un bacino a cui attingere, si devono per forza alzare le remunerazioni di chi lavora. Diciamo che il 4,5% è il livello di piena occupazione americano, no? Storicamente. Il 4,5% rappresenta le frizioni che ci sono all'interno del mercato del lavoro, gente che lascia e gente che entra, insomma, ci sono delle frizioni fisiologiche nell'economia.
Quindi o le aziende aumentano la produttività aziendale, quindi o ci sarà un balzo della produttività aziendale che possa reggere uno sviluppo maggiore del PIL senza gravare sulla forza lavoro, oppure l'inflazione americana è destinata a rialzarsi sensibilmente. Oggi al 2,5%, può arrivare tranquillamente intorno al 3-3,5%, senza che la Fed si metta le mani nei capelli. Perché tutti spingono su sta cavolo di inflazione? Perché abbassa i debiti, no? Cioè è importante produrre inflazione perché il debito pubblico di ogni paese si svaluta, no? Tanto più velocemente quanto più alto è il suo tasso di inflazione. Siamo tutti d'accordo su questo, no? Quindi per l'Europa è un dramma che non ci sia deflazione. È un dramma perché il nostro debito pubblico non si può svalutare di pari passo con l'inflazione. Quindi l'inflazione è, beh, ce ne insegna il Giappone, poveracci, no? È vitale per un'economia. Non si dice, ma il 2% non è il target di inflazione dell'Europa, degli Stati Uniti e del Giappone. Il target è il 4%, no? Per poi entrare con ritardo e cercare di stabilizzarla. È importante ridurlo subito attraverso l'inflazione. Quindi si accettano tassi di inflazione più elevati del target, del 2%, proprio perché in questo modo si abbatte il debito pubblico in misura superiore. Quindi i rendimenti obbligazionari stanno giocando una partita a scacchi. Voi avete presente che la Fed ha fatto, no, tre fasi di quantitative easing importanti, più di 3.000 miliardi di espansione del bilancio della banca centrale. La BCE sta facendo altrettanto. La BCE è ancora impegnata nel quantitative easing e lo sarà, l'ha detto Draghi, no? almeno fino a fine anno, al ritmo di 60 miliardi al mese a partire da aprile rispetto agli 80 di oggi. I tassi verranno mantenuti bassi, ha detto, a questi livelli, ben oltre il termine del quantitative easing. Quindi per tutto il 2018 ci attendiamo tassi, no, negativi per quanto riguarda i depositi o sostanzialmente a zero per gli altri. Il Giappone è ancora impegnato nel suo quantitative easing e l'ha targetizzato con un rendimento a zero per quanto riguarda il titolo di samurai decennali. Gli altri paesi non è che non facciano quantitative easing, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Cioè, loro no, comunque stanno reinvestendo i proventi che le banche centrali, no, che derivano e stanno rinnovando i titoli in scadenza che derivano da la banca centrale acquista titoli obbligazionari sul mercato, questi titoli obbligazionari che ha in pancia generano delle cedole e a un certo punto scadono. Quindi sia la Gran Bretagna sia gli Stati Uniti stanno comunque mantenendo la loro quota di quantitative easing perché i titoli in scadenza vengono rimborsati e con quelli vengono ricomprati altri titoli sul mercato. Le cedole vengono utilizzate allo stesso modo. Quindi il quantitative easing in realtà è ancora in essere per quei paesi, non sono ancora passati per Stati Uniti e Gran Bretagna, non sono ancora passati alla fase di tapering, cioè di immissione sul mercato dei titoli che hanno in pancia, e a quel punto ci saranno sicuramente dei problemi perché funzionerà in modo opposto. Il quantitative easing è servito ad abbassare i rendimenti a medio-lungo termine che non sono dominati dalla politica monetaria, perché i tassi agiscono nel tratto a breve della curva. Quindi l'unico modo per abbassare i rendimenti a medio-lungo termine, che sono quelli che finanziano le aziende attraverso il costo del debito, è quello di acquistare titoli sul mercato. Acquistano titoli sul mercato, ovviamente il prezzo sale e il rendimento scende. In Europa siamo all'assurdo che non ci sono più titoli, no, tedeschi da comprare sul mercato, e quindi il Bund è molto più volatile di quanto non lo fosse prima, perché ci sono pochi Bund sul mercato e quei pochi Bund fanno sì, questa rarefazione di titoli sul mercato ne rende più volatile il prezzo, ovviamente. Quando inizierà il percorso opposto sarà l'incontrario, cioè le banche venderanno gradualmente, le banche centrali sul mercato,
i titoli, no? Quindi il prezzo del titolo dei bond tenderanno a scendere, quindi i rendimenti a salire. Io non so se mai potrà avvenire questo, non se ne parla ancora perché sarebbe un attimino pesante una crescita così veloce dei rendimenti. Probabilmente il tapering sarà fatto lasciando andare in scadenza i titoli senza più rinnovare gli investimenti che derivano dal rimborso di quei titoli, in modo che la cosa sia graduale e non ci sia bisogno di vendere titoli sul mercato. Quindi per rispondere alla tua domanda, i rendimenti sono bassi non tanto perché non ci si aspetti economia dagli Stati Uniti, perché comunque ci si aspetta inflazione, no? I rendimenti ragionano sull'inflazione, no? In questo caso l'economia non spinge molto, però ormai essendo a livello di piena occupazione e con le manovre fiscali in atto, molto si scaricherà sull'inflazione. Il punto è che tutti i rendimenti, anche quelli americani, derivano da tassi ancora estremamente bassi. Siamo allo 0,75% per quanto riguarda il costo del denaro USA, e la media storica è sempre stata, non è mai sceso sotto l'1%, no? Il costo del denaro negli Stati Uniti è ben più alto il tasso storico, medio storico della Fed. E arriviamo da tre fasi di quantitative easing che hanno abbattuto i rendimenti, no? Quindi più che altro la considerazione è questa, ma lo stesso vale anche per l'Europa. Ogni rialzo tassi della Fed colpisce i paesi emergenti perché, essendo indebitati tradizionalmente in dollari, gli costa di più l'indebitamento. Questo era vero fino a un po' di tempo, fino a qualche anno fa. Dopodiché, se ben vi ricordate, era 2015 già, quando si è iniziato a parlare di tapering della Fed, hanno preso la bastonata gli emergenti e le valute. Da quel momento hanno un po' drizzato le antenne, nel senso, hanno capito che essere troppo dollaro dipendenti per quanto riguarda la loro struttura del debito è cosa pericolosa e, come posso dire, fa perdere molta autonomia monetaria ma anche politica agli stessi paesi. Allora cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato una conversione del debito in dollari in valuta locale tramite una maggiore emissione, tramite il rimborso dei debiti in dollari che potevano rimborsare, anche attraverso una maggiore esposizione verso la World Bank e la BEI, insomma gli istituti sovranazionali che lavorano con questi paesi. Questo ha fatto sì che negli ultimi 2 anni l'indebitamento in dollari sia molto sceso nei principali paesi emergenti e sia salito, perché non è che i debiti si possano rimborsare così facilmente, sia salito invece l'indebitamento in valuta locale, no? Quindi hanno swappato praticamente quello che potevano swappare del debito dollaro con il debito valuta locale. In questo modo i principali paesi emergenti, quindi parlo di Brasile, ma parlo anche della Russia, dell'India, si trovano ora con una... direi un'esposizione in dollari quasi dimezzata rispetto a quanto non fosse 3 o 4 anni fa. Questo li rende meno sensibili ovviamente sia all'andamento del dollaro sia all'andamento dei tassi di interesse sul dollaro. Tant'è che ad oggi ci sono tutte le previsioni che sento su Brasile, ad esempio, su India, sono estremamente positive. Nel senso che la Fed si sa è impegnata in un programma di rialzo dei tassi, il dollaro è forte e verosimilmente continuerà a mantenere questa sua forza, è inevitabile, no? Visto il percorso che sta seguendo la Fed, visto il percorso opposto che stanno invece seguendo la Banca Centrale Giapponese e quella la Banca Centrale Europea. Quindi la risposta è no, non intaccherà più di tanto il loro potenziale ad oggi, anche perché sono meta di investimenti sia di carattere finanziario sia di investimenti diretti, perché costituiscono una diversificazione importante sia lato economia sia lato finanza. Insomma, a livello di rendimenti sono molto attrattivi, le valute hanno recuperato terreno e si sono probabilmente stabilizzate. Il Brasile sta facendo i suoi passi, sta uscendo dalla recessione,
il Messico no, poverino, perché deve costruire un muro, e la Russia è abbastanza in amicizia con la nuova amministrazione, il petrolio sembra essersi stabilizzato dopo, dopo il taglio concordato con l'OPEC, e così anche le principali materie prime da cui dipendono molti paesi emergenti. Quindi ad oggi il sentiment direi che è positivo sia lato equity sia lato bond market. Per quanto l'unico paese su cui non siamo positivi riguarda principalmente la Turchia e il Messico per alcune ragioni, e sostanzialmente basta. La Cina ha i suoi problemi, quindi non è da aggredire in modo particolare, e così quindi anche la piazza di Hong Kong. Però rimangono splendide l'India, rimane ben impostata la Russia, sia a livello di bond che rendendo l'8% più o meno, e sia a livello di equity, rimane ben impostato, ma soprattutto a livello di equity il Brasile, diciamo queste sono le piazze. L'India ha problemi di inflazione, però senz'altro ha un'economia che credo che sia quella che marcia a ritmo più sostenuto. Aia. Il primo è per quest'estate, debito Grecia. Poi non si parla delle elezioni in Turchia, che è un'area dal punto di vista geopolitico abbastanza esplosiva, quella lì, e in autunno il pare 19° congresso del politburo cinese, che sono tutti eventi che potrebbero dare una certa influenza ai mercati finanziari. Sì. Allora, la Grecia la consideriamo in fondo un non problema, cioè nel senso tutto è nato dalla Germania che ha avuto qualche difficoltà a muoversi in maniera snella all'inizio dell'esplosione, anzi dell'implosione del debito greco, e quindi politicamente è su di lei, rimane sulle spalle di questo paese qualsiasi, come posso dire, qualsiasi strada venga imboccata che non portasse a buon fine da parte della Grecia. Le banche tedesche sono le più indebitate col sistema, le più esposte con la Grecia. Quindi alla fine una quaglia si trova sempre fondamentalmente. È stata un'esperienza negativa per quanto riguarda la più negativa probabilmente per quanto riguarda l'Eurozona, anche perché è stata la prima a esplodere e non è stata gestita, non c'erano ancora i meccanismi che si sono inseriti dopo sul mercato di assistenza ai paesi in difficoltà. Quindi non vediamo particolari problemi sulla Grecia, perché anche quando ci sono tensioni sulle solite erogazioni delle tranche, via dicendo, o sulla rivalutazione dei passi che sta compiendo la Grecia, bene o male poi si riesce sempre a chiudere il cerchio. La Grecia, insomma, in sostanza è un paese che va finanziato. Non è la Grecia il paese che si può lasciar fallire, perché rappresenterebbe un insuccesso dell'assistenza politica, sociale e monetaria dell'Eurozona. La Turchia è un caso a sé, infatti la consideriamo l'area più pericolosa, più, come posso dire, più instabile a livello economico, politico e sociale di tutta, non posso dire Europa, però sicuramente che aggredisce i mercati europei. Gli investitori ormai, come posso dire, la guardano con molta attenzione, e quindi noi non ci dedichiamo più di tanto, perché è da tempo che lo diciamo anche in maniera velata, che non ci sembra una meta opportuna per gli investimenti. È meglio altre mete a livello di bond market, non è il caso di parlare dell'equity, e quindi non gli dedichiamo più attenzione di quanto ne meriti, finché i suoi problemi non impattano sull'Europa, cosa che non sembra possa avvenire.
se e quando ci potrà essere questa possibilità, la valuteremo con maggiore attenzione. La Cina, beh, la Cina dovremmo parlare 6 anni per quanto riguarda la Cina. La Cina è impegnata in un processo difficile che porta a una riduzione della sua crescita in termini nominali e l'oggetto è lo spostamento, no, della sua economia dalle esportazioni a un'economia basata anche perlomeno sulla domanda interna. In parte ci sta riuscendo, però si scontra con alcune problematiche tipo le infrastrutture, tipo il mercato immobiliare e anche i livelli delle banche. È previsto un rallentamento dell'economia cinese nel prossimo biennio e bisognerà vedere che cosa alla fine riuscirà a fare, che accordi riuscirà a prendere con la nuova amministrazione per quanto riguarda la propria moneta. Giustamente la Cina, che ha scosso i mercati all'inizio del 2016, ogni tanto svaluta la sua moneta e la adegua a un paniere di valute che lei intende contro dollaro, che intende significativo, per adeguare il suo rapporto di cambio a quel paniere di valute, no? Cioè, nel senso, se quel paniere di valute si è svalutato del 5% contro dollaro, allora lo svaluto anch'io del 3% la mia moneta. Come ho detto prima, la Cina non ci sembra una delle mete di investimento, a parte che è difficile da praticare, ma non ci sembra una delle mete di investimento più adatte per questo periodo, ce ne sono tante altre più appetibili. E al momento viene guardata con attenzione perché un eccessivo rallentamento dell'economia cinese o peggio una cattiva gestione del comparto immobiliare potrebbe creare grossi problemi a quel punto anche a livello internazionale. L'Europa a due velocità. L'Europa a due velocità. L'Europa ne ha tante di velocità. No, certo, adesso si sta parlando di Europa a due velocità, che conseguenze pensa che possa avere l'andamento delle borse? Allora, due velocità ne parlano, ma a livello provocatorio, diciamo, non è certo una dichiarazione di intenti. L'Europa per funzionare, l'Europa quindi più che altro l'area della moneta, l'eurozona per funzionare, ha bisogno che vada ad un'unica velocità, cioè una moneta è tale perché ha un'unica curva dei rendimenti, ha un unico mercato del lavoro e ha un'unica fiscalità o perlomeno uguale attraverso gli stati. Molti economisti americani a ridosso della nascita dell'euro dicevano: voi siete pazzi perché non è possibile che adottare una moneta unica per paesi che sono caratterizzati da lingue differenti, fiscalità differenti, culture differenti, sono differenti sotto tanti punti di vista. Quindi la Germania ora, bontà loro, è in piena occupazione, no? Vicino al livello di piena occupazione. Noi siamo vicini al livello di piena occupazione? Quasi. Cioè, è il paradosso. Nel senso, sulla Germania adesso verrà, tra poco, entreranno in pressione, come lo sta già facendo, i prezzi, no? Essendo vicini al livello di piena occupazione. Noi siamo lontanissimi dal livello di piena occupazione, posto che l'abbiamo mai raggiunto. E allora perché, no, gli italiani non vanno in Germania a lavorare, richiesti dalle società tedesche? No? Delle frizioni ci sono evidentemente. Cioè, negli Stati Uniti, che sono una confederazione, non è così. No? La gente si muove tra i vari stati. Laddove c'è una domanda di lavoro, viene soddisfatta dove dagli stati in cui c'è persone che non sono senza lavoro, per esempio. No? Quindi
la curva dei rendimenti poi è, no, un'abnegazione della moneta unica. Una moneta ha un'unica curva di rendimenti, punto. No? Non è che ce l'ha per un paese, per l'altro ancora. Altrimenti la Germania si finanzia a tassi inferiori ai nostri e quindi poi sorgono situazioni di questo tipo. Draghi l'ha ribadito, l'euro è irreversibile, quindi la banca centrale farà l'impossibile, no? Per cercare di normalizzare questa situazione. Però non è possibile normalizzarla, nel senso che nel momento in cui la banca centrale deve comprare attraverso le varie banche centrali dei paesi, nell'ambito del QE, una quantità di titoli di Stato in proporzione al loro PIL, che poi è in proporzione al contributo che ogni Stato dà alla banca centrale, perché no, viene pagato ogni anno anche da Banca Italia, e allora io posso comprare bond solo in proporzione, no, a questa distribuzione, ho capito. Allora, in base a questa logica, la quantitativo maggiore di bond da comprare è quello tedesco. Ma il debito tedesco non è il maggiore dell'area euro, perché è quello italiano il maggiore dell'area euro. Quindi se si vuole influire maggiormente sui rendimenti euro, si deve comprare in misura maggiore il debito italiano, non quello tedesco. Perché il PIL tedesco è più alto, ma non lo è il debito, e siccome si sta agendo sul debito, però capisco bene che questo non sia possibile, perché la Germania direbbe, ma perché la BCE deve comprare più debito italiano, no, quando paga meno di me nel bilancio della BCE? Quindi non si riuscirà mai probabilmente ad uscire da questa situazione a livello di politica monetaria, lo si deve fare a livello di politiche proprio, no? A livello di intendimenti, a livello di intendimenti tra i vari governi. Quindi l'euro a due velocità non è escluso da tutti, nella maniera più totale. Poi vediamo un po' come vanno queste tornate elettorali. Poi dopo, a settembre c'è la Germania che va al voto e in teoria nel 2018 l'Italia. E così concludiamo il turno. Draghi dice che la popolazione, i cittadini sono enormemente favorevoli all'euro in tutta l'eurozona, e quindi su questa confidenza andiamo avanti. L'Italia è considerata la più scettica contro l'euro, la popolazione italiana, da parte del mondo anglosassone, e per questo sono molto temute le elezioni italiane. Non credo che l'Italia sia il paese più euroscettico, personalmente. Però i sondaggi sono quelli che sono. Quindi sono chiacchiere. Provocazioni più che altro. Siamo tutti in campagna elettorale, quindi. Ok, a questo punto passo la parola a Gianluca, che vi farà pezzettini le meningi fino all'ora di pranzo. Quando non ne potrete più chiamerà il break, e dopo il break aprirà il pomeriggio, apriranno i colleghi di BNP, a cui dovrete porre grande attenzione, perché in realtà è la controparte che vi trovate sul mercato per chi utilizza determinati prodotti, no? Sono sul book, ci siete voi, ci sono gli altri trader privati, c'è qualche istituzionale e c'è il market maker, giusto? Quindi qualsiasi domanda è meglio farla ora, piuttosto che dopo, quando si è dentro nel book con le posizioni aperte. Sono aperti, sono fantastici, sono aperti a qualsiasi tipo di domanda. Tra le altre cose, noi abbiamo aperto una sezione dove noi facciamo analisi, e poi gli agganciamo l'operatività con i loro prodotti, ma le analisi sono di Milano Finanza Intelligence Unit. Quelle che facciamo sabato nella sezione Il Trader di Milano Finanza le trovate nella sezione Mercati Borsa Italiana del sito milanofinanza.it. Lì potete fare in qualsiasi momento una domanda direttamente a questo desk di BNP Paribas, quindi che sono i prodotti listati sul mercato italiano, e vi risponderanno immediatamente.
I prodotti che sentirete fanno parte di tutti gli strumenti utilizzabili per il trading, in particolare saranno strumenti a leva, che come sapete sono quelli che consentono di mantenere aperte più posizioni impiegando un minore capitale per ciascuna, e quindi lo stesso capitale può essere utilizzato per aprire un maggior numero di posizioni. Ripeto, fate tutte le domande che ritenete opportuno fare, perché è un'occasione unica, diciamo, per avere determinate risposte. Dopodiché riprenderà Gianluca De Fendi, che vi ucciderà proprio, vi darà il colpo di grazia fino a... Grazie mille, buona giornata.